Andrea, mi hanno detto che dovremmo aprire un parco di un'azienda che a me piace moltissimo, ma anche a te, e della quale abbiamo fatto recentemente una recensione, un'apertura di pacco. Quindi nei prossimi giorni faremo la recensione completa, ma questo è un nuovo prodotto che è appena arrivato. Il problema vero è che le telecamere sono in parallelo e quindi avrò una grossa difficoltà a lanciarti il pacco. Innanzitutto però stai bene? Sì, sto bene, sto pensando anch'io adesso cosa fai, sempre il solito cacciavite, dai, fammi vedere, fai una palombella, lanciala bene, non farmi male, non spacca la telecamera. Va bene, dai, ci provo, 3, 2, 1, go! O se no, sai cosa devo fare la prossima volta? Me lo lanci, poi stacchi e me lo lanci da lì, farebbe riderissimo. Solo a me, ma farebbe riderissimo. Pronto? Vai! Ti spacco tutto qua. Non lo metti più in effetti il... Ma perché sei velocissimo e poi comunque sei diventato così bravo che forse non serve nemmeno. È una delle scarpe, questo ti do un'indicazione, tra le più longeve sul mercato mondiale. Hai già capito? No. Ormai dalla scatola non lo puoi più capire perché sono è vero. Tutte marroncine. Quindi posso vedere di d'ora in poi le scatole marroncine. Mizuno. Mizuno, da cosa l'hai capito? Dalla piastra in wave con il buco in mezzo. Che modello è? Ti direi una ultima. No. È la Rider. È la Rider 26. Adesso la guardo, bella, bel colore. E sono migliorati anche dal punto di vista estetico in maniera significativa. Abbiamo visto con le altre due scarpe della collezione Neo. Fammi capire se secondo te è stesso numero o mezzo numero in più. Sì, l'hanno cambiata un po'. C'è tanta gomma. Anche qua c'è la gomma morbida, non è più la vecchia mescola di casa Mizuno. Fammi vedere se c'è scritto da qualche parte cosa c'è dentro. È la Energy, no? Sì. La nuova mescola introdotta con la versione 24 e questa è già la versione 26 e sicuramente dovrebbe essere ancora più morbida. Beh, ho il mio responso. Stesso numero, perché questo qua è il 27 centimetri e mi sta giustissimo se dovessi andare in giro per strada, ma non a correre, perché è abbastanza fasciante, quindi... Per me è giusto il 27 centimetri e mezzo, quindi per cui stesso numero di sempre. Va bene Andrea, ascolta, facciamo una cosa. Oggi non possiamo andare a correre in Valle Olona, però una corsettina in giardino ce la facciamo. Facciamo 5 minuti di brainstorming, un piccolo coffee e poi decidiamo cosa ne pensiamo, almeno di primo acchito, di questa scarpa al negozio Soffientini Milano. Non è che non possiamo, è che io mi sono rifiutato categoricamente di correre anche oggi pomeriggio dopo aver fatto la corsa di stamattina, che è stata abbastanza probante. Non so neanche se correrò qua in giardino, adesso vediamo. È come si suol dire, mi è scesa la canazza. Allora Andrea, cosa ne pensi di queste Wave Rider 26 rispetto ai modelli precedenti? Ne parleremo nella recensione completa, ma come l'hai vista a livello di armonia della scarpa stessa? Ma lanciamela un secondo. Hai capito o no la differenza tra il mio lancio e il tuo? Ma tu sei un ex semiprofessionista del basket, hai fatto l'allenatore e sai tutto, comunque cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, mi è piaciuta tanto, non è più un modello alla Milani, forse... C'è una buona propensione di corsa di avampiede e tanta ammortizzazione soprattutto nel tallone, ma devo dire che anche l'avampiede, oltre al battistrada, che secondo me fa il suo, perché quanto sarà? 3 mm almeno di battistrada che ammortizza bene anche lui, c'è anche della gomma in avampiede che sembra ancora più morbida di quella che c'è nel... è tutto Energy in avampiede, invece nel tallone c'è Energy sopra e sotto questo qua bianco dovrebbe essere il vecchio 4UI PC, come si chiamava lui.
quindi ha la doppia mescola, sopra la mescola con la morbidissima, che è l'Energy, e sotto l'altra. Come hai visto il fatto che la scarpa è stata alzata di 2 mm, non ti ho fatto provare, ripeto, lo faremo in un momento successivo, il modello precedente che però ha tipo 400 km, ma come hai visto il fatto che sia stata pure alzata la scarpa? Lo sai, non te l'ho mai nascosto, sono super favorevole a questo innalzamento del livello della schiuma, più ammortizzazione, meno infortuni e soprattutto meno stress e quindi molta meno stanchezza. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista e cosa ne pensi? Mi sembra assolutamente interessante. Io credo che sto odiando le zanzare del tuo giardino in maniera indecorosa. Mi hanno detto che a Pisa ce n'erano tantissime e che tu non sei riuscito a fare il personal best perché non hai dormito. Non ho fatto il personal best per mille motivi, credo che anche aver dormito 2 ore e mezza per colpa delle zanzare sia stato uno di quei fattori, ma vabbè. No, allora la tomaia mi sembra abbastanza classica, soprattutto da qua in giù, verso il tallone, invece nell'avampiede mi sembra un pochino più leggera del solito, un po' più traspirante, quindi dove c'era bisogno di un po' più di forza, la scarpa è bella rinforzata, invece nell'avampiede dove c'è bisogno di anche traspirabilità è traspirante. A livello di stabilità hai visto il tallone è cambiato secondo me rispetto al modello precedente, cosa ne pensi? Già la 25 era molto stabile, questa però che è stata innalzata di 2 mm, come l'hai vista? Sto pensando se è stato alzato di 2 mm l'Energy o l'altra schiuma, ma vabbè. No, beh, di stabilità ci siamo, guarda qua quanta schiuma che c'è e poi guarda anche la piastra, sembra fatta in maniera diversa proprio per supportare la zona mediale e per cedere un po' di meno. Invece Andrea, come hai visto la reattività di questa scarpa è comunque relativamente flessibile, ma questa piastra, tra l'altro prodotta con materiale, con olio di ricino, come l'hai vista? Beh, diciamo che prima le Mizuno sono sempre state stra-reattive perché erano durette, secche, adesso è diventata molto morbida, ma la reattività c'è uguale, quindi è cambiata la mescola in meglio, quindi è una mescola un pochino più morbida, ma sempre molto reattiva. Invece a livello di battistrada, che sensazioni ti hanno dato? Chiaramente non ci hai corso per 30 km, però come l'hai vista? Te l'ho detto, il battistrada ha un taglio particolare, escono bene i tacchetti e quindi creano anche loro dell'ammortizzazione in più. Per il resto mi sembra bella tassellata fin troppo, anzi quasi top per fare anche le gare su sterrato e qualche cosa in montagna forse. L'abbiamo già detto nel video dell'Eneo, le porteremo volentieri in un trail, però noi i trail non li facciamo. Ultima domanda che ti pongo: a chi sono adatte secondo te queste scarpe e a chi le consiglieresti? Sono scarpe secondo me da gara per atleti un po' più pesanti e un po' lenti. Faccio sta roba qua, poi magari la spieghiamo un po' meglio. Noi diciamo sopra i 75 kg è ovvio che ci sono degli atleti che corrono sotto le 3 ore, sotto le 2 ore e 50 di varatura che pesano più di 75 kg, però sono davvero pochi. Non prendiamo i 75 kg per dire degli atleti magari che non sono molto in forma, che stanno magari perdendo peso, eccetera, eccetera. Quindi l'atleta muscoloso da 75-78 kg, alto 2 metri, che corre la maratona in 2 ore e 40, non fa parte di questi atleti di cui parliamo. Comunque, secondo me, scarpa per atleti lenti e un po' più pesantini, quindi anche sopra i 75 kg per le gare, mentre un'ottima scarpa da lento per atleti leggeri o da mezzi lavoretti, tipo i fartle, così si fanno da Dio con queste. Sono curioso di testarle veramente facendo una recensione completa per capire se gli aficionados sarebbero comunque disposti a utilizzarla nonostante si siano ammorbidite le mescole. Secondo me sì, però lo vedremo nei prossimi giorni. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.